Amiche ed amici della lettura, buongiorno. Oggi con noi c'è Arianna Petracin, vicentina appassionata di manga, anime, cinema e rock. Con la Dark Abyss Edizioni ha pubblicato L'Inferno è femmina e a questo punto io direi di dare subito il benvenuto. Ciao Arianna, benvenuta. Prima Ciao, grazie. di tutto, come stai? È venerdì, quindi diciamo che è passabile come giornata. Senti, cos'altro possiamo aggiungere rispetto a quanto, alle poche informazioni che ho dato? Alle poche informazioni che hai dato. Allora, non mi piace il lunedì. In realtà sono una persona poco socievole. No, dai. Forse qualche volta. Amo il vino, amo mangiare, mi piacciono da morire gli animali, soprattutto se gli animali sono i miei e del mio cane. Forse anche per questo che non mi piacciono tanto le persone in generale, ma sono sempre chiusa tra libri e computer per scrivere, quindi anche qui mi porta a essere poco al di fuori. Però non disdegno feste, concerti, quindi se capita in una compagnia abbastanza ridotta mi ci butto, basta sia rock possibilmente. Beh, allora potrei essere un candidato amico, visto che anche a me piace il rock, anche a me piacciono i pub, soprattutto quelli dove si può bere C'è birra. più che vino la birra, meglio ancora se Bravo, birra. artigianale. E ti dico che io Concordo. ho insegnato per 3 anni a Bolzano e lì ci sono molte birrerie artigianali, quindi per 3 anni ho gustato e rigustato diverse tipologie. Ti sarebbe Allora, quando piaciuto? salirai su, verrai con me, ti porterò in un birrificio che frequento spesso, che non è neanche tanto lontano da dove vivo, e hanno tutta birra artigianale, quindi Ci conto, ci buona. conto. Senti, io ho Volentieri. subito, subito una domanda, che non riesco a trattenere più. L'inferno è femmina. Questo è il titolo del romanzo che hai pubblicato con la Dark Abyss Edizioni. Potrei concordare senza voler essere ambiguo, ma potrebbe anche essere Dio femmina. Quindi ti chiedo perché questo titolo? Cosa si nasconde dietro? Allora, onestamente, il titolo l'ha scelto Madre Corva. Il motivo che è stato scelto questo titolo è proprio per la protagonista. Quindi, visto che, senza spoiler, la protagonista travolgerà questo inferno, sembrava il titolo più appropriato, in tutti i Senti, sensi. io ho avuto, non ho ancora avuto il piacere di leggerlo per intero, ho letto qualche stralcio per preparare l'intervista e ho notato che tu hai un modo di scrivere particolare, quindi ho alcune domande, però ti vorrei chiedere, senza fare spoiler, perché a me non piacciono, così come non mi piacciono le critiche, i giudizi, quelli al vetriolo, quelli che dicono, ah, è bello, è brutto, è così, è così. No, io penso che siano i lettori a dover dare la giusta critica. Ma la domanda che vorrei chiederti è, puoi darci una chicca, senza spoilerare troppo assolutamente, una chicca relativa al tuo romanzo? Una chicca, senza far spoiler. Posso dire che la protagonista sarà l'unica persona in cui Lucifero, a cui Lucifero permetterà qualsiasi cosa. E ci sarà anche qui ovviamente un suo perché, che non si dice, quindi altre chicche senza entrare troppo nei particolari. Posso dire che ho mischiato tantissimo il bene e il male, quindi ci sono presenti appunto demoni, angeli, machi licantropi, streghe, e che ha un inferno molto lussuoso, quindi sì, fiamme. Ci sono gli alberi, come continua a puntualizzare Madre Corva. Ho messo anche il bosco, sì, c'è anche un bosco lì. Altro proprio per non entrare nei particolari, no. E allora qualche domanda te la faccio io mirata. Partiamo dalla presenza di angeli, demoni e licantropi. Tu dai diciamo, un modo, hai un modo di
dipingere questo inferno che è particolare. È molto barocco. Gli angeli sono estremamente distaccati, quasi freddi, glaciali. Mentre i demoni sembrano quasi dei buontemponi, sono demoni ovviamente, però si perdono un po' forse nel peccato e nel vizio, però in una maniera che oserei dire quasi umana. E poi ci sono i licantropi. Demoni, angeli e Allora, streghe va bene, li ho sempre immaginati collegati, ma perché i licantropi? se uno va a guardare le miliardi di leggende, quindi parlando al di fuori magari della mia di fantasia, c'è chi collega questi esseri alla luna, quindi alla divinità della luna, ma c'è anche chi li collega all'inferno stesso, quindi partoriti da una mente malata che può essere Lucifero, magari per i cristianesimi, può essere El per i Norreni, può essere Ade per i greci, quindi. E allora io mi sono detta, è una figura che comunque mi è sempre piaciuta. Perché non metterceli dentro? Che anche lì comunque c'è poi il loro collegamento a parte. Ho voluto proprio creare un mondo dove c'è tutto, perché alla fine ci sono anche gli umani, non è che io parto dalla protagonista e poi mi dimentico della parte umana. Cioè lei porterà anche l'umanità in mezzo a questi demoni alla fine. Per quello che invece mi hai detto prima, che i demoni magari sono più affettuosi in confronto degli angeli, anche lì leggendo c'è il suo perché. Soprattutto una cosa, io considero molto che la distinzione che fanno molti tra bene e male sia sbagliata. Sono straconvinta e continuerò a dirlo che tutto ciò che uno può definire male può esserci del bene e viceversa. Quindi io qui dentro ho messo dei demoni che certo sono crudeli, cattivi, tutto quello che vuoi, ma che possono provare dei sentimenti come degli angeli che dovrebbero essere la purezza e tutto quello che va, che però in realtà potrebbero covare anche loro odio e cattiveria. Quindi ho mescolato molto e ho giocato su questa cosa. Scusa. Beh, allora posso confidarti un piccolo segreto, tra l'inferno, il purgatorio e il paradiso, nella Divina Commedia, io adoro l'inferno. Lo trovo molto più, umano e stimolante. Stimolante. Sì, assolutamente. Concordo. Un'altra domanda è relativa alla protagonista, Becca. Becca nella finzione del romanzo, chi è? E soprattutto esiste una Becca nella realtà e quanto di te c'è in Becca? Allora, Rebecca è nata in un momento in cui io avevo bisogno di sfogarmi totalmente. Dovevo uscire dalla realtà e buttarlo su carta, diciamo. Rebecca, l'età che ha un suo perché. È stato un periodo per me all'epoca abbastanza particolare, abbastanza tosto. L'ho superato con gli anni. È partito proprio da dove parte lei, quindi tra i 18 e i 19 anni. E proprio nell'anno dei miei 19 ho deciso di darmi una svolta, che poi, come ho detto poco fa, con gli anni ho superato. L'Inferno è nato 11, quasi 12 anni fa come testo. Ed è stato scritto anche forse fin troppo velocemente, perché avevo proprio quel bisogno di buttar fuori. Quindi è stato un aiuto. Rebecca di me non è che abbia tanto in realtà, o meglio, è quello che mi piacerebbe essere ed è quello che mi piacerebbe che ogni donna o ragazza, soprattutto in determinati momenti della vita o momenti in cui soffrono, riescono a tirar fuori la parte più forte. Quindi diciamo che è un più un siamo donne, sì, ma non siamo deboli. Non dobbiamo sempre metterci a discapito di altre persone o aver bisogno di altri, possiamo anche farlo da sole. E lì ho preso appunto l'età del mio periodo e l'ho messa alla protagonista. Senti, Non no, chiedermi cosa è successo, no, non no, te no, lo no, dico. non oserei mai, anche perché
C'era una domanda che avevo messo un po' da parte, però preferirei non approfondire, anzi. Invece l'inferno, mi è sembrato di percepire l'inferno come una sorta di coprotagonista. Se è vero che c'è Becca come protagonista principale, l'inferno non mi è sembrato, almeno da quello che ho letto, non mi è sembrato un semplice sfondo. Ma mi è sembrato un vero e proprio coprotagonista. Che cosa, perché hai scelto di trattare un tema così delicato per le religioni monoteistiche che è quello dell'inferno e di plasmarlo letteralmente, a tuo piacimento? Perché parti, poi c'è un'evoluzione. Certo, come ti dicevo prima, io ho mescolato molto il fatto del bene e del male. L'inferno io l'ho descritto come casa, perché nelle varie passaggi comunque lì si creeranno dei legami. Ci sarà modo di vedere come in realtà, seppur la cattiveria, quel che sia, il rispetto, la familiarità, sia importante. Quindi sì, forse è un coprotagonista, anche se è un luogo, però come dicevo, io lo vedo molto, sempre come l'ho descritto io, come casa. Quindi non come un posto, l'inferno è cattivo, l'inferno ci sono le fiamme, l'inferno ti portano. No, io non lo vedo così. Per me l'inferno non è come viene descritto dalla religione, ma l'inferno è quello che ci portiamo noi dentro, quindi non un luogo. Per cui ho voluto dargli un aspetto lussuoso, barocco, familiare, un posto dove chi legge comunque potrebbe anche sentirsi lui stesso a casa. Io avrei altre mille domande, veramente altre mille domande da farti, però non voglio rovinare il piacere della lettura, quindi invito chi ci sta ascoltando a non perdere tempo ad acquistarlo direttamente. Invece ho qualche domanda per l'Arianna scrittrice. E la prima domanda è: tu che tipo di scrittrice sei? Nel senso, sei una che si abbandona totalmente all'ispirazione del momento? Oppure pianifichi, crei scalette, crei dei profili per i tuoi personaggi? Io mi abbandono completamente. È rarissimo che faccio delle scalette, mi è capitato di farle per un progetto che sto finendo, ma mi risulta stretto. Io sono proprio una che prendo, inizio a scrivere e vado. Poi ci ripasso sopra magari, però ho proprio bisogno della libertà, completa libertà nella scrittura. Appunto, come ti dicevo prima, io mi sfogo tanto sulla scrittura. Ho la testa che è sempre piena di idee, di sogni irrealizzabili, di immagini, quindi se non le butto giù, sclero. Poi i poveri gli uomini che abitano con me. Poveri o fortunati, poi dipende dai punti di vista. In fondo, se l'inferno ce lo portiamo dentro. Senti, ti ho fatto questa domanda perché l'avevi già detto che l'inferno è femmina, nasce da un momento, diciamo, da una necessità. E mi è sembrato proprio leggendolo che tu nello scrivere abbia concentrato praticamente non solo sfoghi, delusioni, dolore, ma anche un pizzico di felicità e dei sogni. E quindi la mia domanda era: possiamo parlare di scrittura che diventa un modo per una sorta di terapia catartica? Allora, ti dico una cosa, o meglio, ti svelo mezzo segreto. L'inferno si può leggere in due modi. C'è la parte che rispecchia, diciamo, la parte felice di me, quindi la parte ironica. Io no, non riesco a restare seria, cioè devo sdrammatizzare. Nel brutto devo sempre trovare qualcosa per cui sorridere o ridere per non buttarmi giù. Quindi nell'inferno si troverà molta ironia. Ci saranno molti sprazzi dove il lettore può mandarmi a quel paese, come ridere, come ritrovarsi. Il secondo modo invece è leggere tra le righe, capire il perché questi personaggi sono così, perché dicono certe cose, il perché si comportano così. E lì va a toccare dei tasti più dolenti, più
personali, difficili, una cosa che si può capire da subito, quindi senza spoiler, c'è anche l'abbandono. Gli sprazzi che mi dicevi tu di felicità e gioia sono quelli che comunque io ho trovato andando avanti, quindi quello che mi ha dato mio marito, quello che poi è arrivato mio figlio, i miei cani, per carità, le persone che comunque alla fine mi sono state vicine, non sono tante perché sono molto selettiva, ma queste persone sanno come sono, mi prendono come sono, con le pinze tante volte, però vabbè, e mi accettano come io ho accettato i pro e i contro. Quindi diciamo che tutto questo si può anche trovare dentro lì. Quindi Senti, facciamo. come scrittrice ti abbandoni al, diciamo, quello che potremmo chiamare non un flusso di coscienza, però un vero e proprio turbine di emozioni e di... Ma tu hai una routine di scrittura, nel senso, è tua abitudine scrivere solo nel periodo di ispirazione, nel momento di ispirazione, oppure hai, ti siedi, ti metti lì a scrivere? Anche solo per esercizio. Allora, in genere io scrivo solo e esclusivamente su ispirazione. Come ti dicevo prima, ho due progetti in cui ho dovuto farmi le scalette, uno perché non è il mio genere, lo sto facendo per un progetto con degli amici ed è, vabbè, posso anche dirlo, un piccolissimo spoiler, comunque una storia per bambini, che ti ripeto, non entra assolutamente nei miei generi, quindi sto faticando un po' a Non c'è un mettermi, e lì sì, inferno devo lì, mettermi. no, non c'è un No, inferno, qualcosa, devo ok. proprio stare attenta a cosa scrivo, giustamente. Quindi, sì, in quel caso mi devo mettere a tavolino in tutti i sensi, prendere il mio bel block notes e dire: ok, un secondo progetto che in realtà non è difficile per me, semplicemente perché è un insieme di cose che devo mettere in linea, non posso metterle a caso, e quindi anche questo mi ci devo buttare. Per tutto il resto io non ho orari, momenti, che sia notte, che sia giorno. Io mi ci butto, mi scrivo, prendo il computer e vado. Se nel caso c'è mio figlio a casa, lì è un problema perché non sta zitto 2 secondi, quindi o mi metto le cuffie e accendo la musica rock a palla, altrimenti bisogna che chiudo il computer, prendo il telefono, mi scrivo tutto sulle note, e appena o dorme, diventa notte o è a scuola, scrivo. Così, perché devo essere sola. Quello sì. Ho una domanda che può essere un po' cattivella per gli scrittori. E visto che si parla di inferno, te la voglio fare. Ti è mai capitato di soffrire del blocco dello scrittore? E in quel caso, puoi dare un suggerimento a chi in questo momento è bloccato, impallato su quella maledetta pagina bianca che proprio non si vuole riempire in nessun modo? L'unico consiglio che mi sento di dare è leggere, guardare un film, fare un qualcosa che richiama quella passione, ma che non ti costringa a stare davanti alla pagina bianca. Perché sì, mi è successo con il seguito dell'Inferno, ed è ancora da finire, madre, non ascoltare, perché comunque, ad esempio, nel mio caso, e anche per il cambio di scrittura, non ho più il mod di scrittura che avevo 11-12 anni fa, quindi è cambiato totalmente, e riprendere un qualcosa di scritto agli antipodi è un po' complicato. Io mi sono liberata dei blocchi leggendo, magari non il genere in cui scrivo io, perché assolutamente non mi piace in nessun modo che quello che io scrivo abbia riferimenti ad altri testi. Voglio che ciò che scrivo sia solo ed esclusivamente una cosa mia. Questo non vuol dire che se per sbaglio c'è un nome in comune con un altro libro, io sono andata magari a prenderlo di là o viceversa, cioè. Però voglio che sia proprio una cosa mia. Quindi quando ho dei blocchi cerco sempre di leggere qualcosa per non darmi un'idea, perché non è quella che mi serve, ma per darmi la grinta da dire: cavolo, perché mi è venuto questo blocco? Forza e coraggio, di rimettermi. A volte capita subito, a volte ci vuole più tempo, a volte cambio direttamente sul progetto che stavo facendo e ne inizio un altro, cioè 10.000 progetti io aperti, quindi figuriamoci. Concordo, a volte bisogna avere il coraggio di chiudere
libro, la pagina o il computer e di dire vabbè, questa giornata, questo pomeriggio me lo prendo tutto per me. E io prendo la moto. Io non ce l'ho più, è stata venduta la mia moto. Niente. Ho un'altra domanda, e questa volta è una domanda molto personale, quindi ti prego di rispondere, anche se è personale. Abbiamo detto che sei un'appassionata di anime giapponesi e di cinema. Condividiamo molte passioni. Mi potresti dire la tua top 5 degli anime e la top 5 dei film? Allora, io ti dico alcuni di quelli che mi sono piaciuti di più. Non è la top 5, però, perché ti devo dire proprio la verità, io alcuni titoli non me li ricordo. Ho proprio quei vuoti di memoria con i titoli, ma anche con le cose mie, cioè proprio i titoli, ne. Però posso dirti che tra le tante cose c'è Death Note, sia in film che in anime, adorati entrambi. Ovviamente non parliamo della trasposizione cinematografica, ma parliamo diciamo, della versione anime estesa. Cioè, Anche il non proprio film che ho anche visto. il film. Sì, l'ho visto, scuso, ho perso l'auricolare e ti dirò che non mi è dispiaciuto, non è come l'anime, assolutamente. Però l'ho apprezzato, è stato uno dei pochi che hanno riprodotto come Tokyo Ghoul. Ecco, Tokyo Ghoul perché preferisco l'anime che il film che hanno fatto, però quello del Death Note l'ho guardato volentieri, anzi ti dirò di più, l'ho fatto vedere anche mio figlio, che ha detto, ah sì, grazie mamma. Quindi sì, diciamo che cerco di buttare dentro anche la piccola peste a guardare cose più carine. Furbe. Quindi, no, Poi c'è. Dimmi. dicevo Death Note, Tokyo Ghoul. Black Blatter col bellissimo e stupendo, meraviglioso Sebastian, che è un demone. Hai visto? Questo mi sfugge. Colpo al cuore. Poi c'è Vampire Knight, che è un telefilm sempre di anime. Di sangue puro, una cosa del genere. L'ho visto un sacco di tempo fa e c'era anche, se non sbaglio, su Netflix. Non so se lo conosci. No, questo non penso di averlo visto nelle anteprime. Parlo di ormai tempo quarantena, l'avevano messo più o meno. L'avevo visto con i sottotitoli, ma mi ero completamente innamorata che ho voluto rivederlo in italiano. Però gli anime vanno visti in lingua originale. È inutile. Lingua Questo originale è niente. vero, lingua originale e sottotitoli. Sì, È è vero. vero che si perde un po' perché stai lì a leggere, però ha tutto un altro valore, tutto un altro gusto. Secondo me, non so, rende di più l'idea dell'anime. E invece per quanto riguarda i film? I film, allora, intanto io non sono babbana, quindi che non c'entra niente col Giappone, c'è Harry Potter, tutti i film, libri e film sono proprio qua. Sono cresciuta con Harry Potter, quindi e continuo a guardarli ogni Natale, mi faccio tutti i film, per cui poi sono i film della Marvel, sinceramente mi piacciono, come Iron Man, come Superman. Poi, ok, ammetto che un po' è anche per gli attori in sé, perché insomma, Momoa, come capiamoci, adesso. Speriamo che mio marito non guardi dopo questa intervista. Però No, non ti preoccupare, gli manderò il punto vabbè. esatto dell'intervista. Proprio carissimo, guarda al minuto tot. Vabbè. Vabbè, amore, scusa, lo sai, per Aquaman ti abbandonerei. Porta pazienza. I film, gli ultimi film della Disney, ti dirò anche che non mi sono dispiaciuti. Per quello che riguarda invece film e telefilm giapponesi e coreani, ce ne sono tantissimi che mi piacciono, quasi nessuno mi ricorda il titolo. Tipo uno di carino è stato Alice in Borderland, se non sbaglio il titolo. Però anche lì è sempre il solito discorso, se sono tradotti in italiano
perdono tanto. Quindi. Sì, perché è bello vedere anche in che modo avviene la reinterpretazione di alcune tematiche fatte poi con una cultura diversa rispetto alla nostra, come quella giapponese o quella coreana. No, concordo. Senti, ho Esatto. un'ultima domanda, poi ti lascio andare. Progetti per il futuro, perché qua a qualcosa hai fatto riferimento e allora ti chiedo se è possibile e se non spoileriamo cose che non devono essere, diciamo, rivelate, ci mancherebbe mamma corva non No, mi volercene a spenna. mare. Che progetti Allora, hai con per il Mamma futuro? Corva abbiamo un'uscita con Mamma Corva, mettiamo un punto di domanda sulla data di uscita, perché lei giustamente segue il calendario. E, in teoria 2024, in pratica non si sa, Madre Corva quando vedrà mi dirà. Ho un altro progetto che quando lo finisco le lo devo mandare, che è uno di quelli che ti accennavo prima, che mi sono messa a scrivere tutti i percorsi. Poi di progetti attivi da finire o da comunque da sistemare ne ho altri 5. Uno è quello, la storia per bambini. Gli altri invece ti dirò, sono un po' incerta sul loro futuro. Sono incerta se pubblicarli a parte, se sentire Mamma Corva, perché comunque magari possono essere anche dei libri che non entrano bene con la casa editrice. Infatti le avevamo già parlato io e lei, nel caso me li butto via, me li butto, no, via, mi arrangio, insomma. E a parte questi, in attivo c'è solo L'Inferno e Sky. Ecco, Sky, ad esempio, l'altro libro che ti avevo accennato nella nostra chiacchierata, parla solo di licantropi. No, c'è qualche strega anche lì, più avanti. Beh, che dire, Arianna, io ti ringrazio per l'intervista, per il tempo che ci hai concesso. Ricordo a tutti Grazie che L'Inferno è femmina, è acquistabile sullo shop online della Dark Abyss Edizioni, è acquistabile sempre online da Amazon e, se possibile, ordinatelo in libreria, così approfittate e date un'occhiata anche a una libreria reale, concreta, annusate un po' quel profumo che è a te. Il quello della carta profumo. stampata. Arianna, io ti ringrazio veramente Esatto. tanto. Grazie mille e Anch'io. in futuro, se ti va, per le prossime uscite, sei già invitata. Ciao, Ti ringrazio, Alfonso, è stato un piacere. grazie mille. Grazie. Ciao. Grazie mille a te. Ciao, buona Ciao. giornata.